Torre di Pagani è ormai terra di conquista. Stavolta il Grosseto a passare sul campo della Paganese. I toscani restano in corsa per i play-off, mentre per gli azzurro-stellati continua una stagione da dimenticare. Poche le emozioni e tanti gli sbadigli nel primo tempo. La Paganese si vede con il brasiliano William che salta l'uomo sulla linea di fondo e solo davanti all'Anni, anche se in posizione defilata, calcia alto. Nella ripresa gli ospiti decidono di fare sul serio e vanno a prendersi i tre punti. Al 56esimo Marotta verticalizza per Pagano che scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Marruocco. Grifone è vicino al raddoppio al 60esimo, Marruocco si salva in angolo su conclusione ravvicinata di Marotta. Bis solo rinviato e servito al 68esimo, Marotta imbeccato da Pagano scavalca Marruocco proteso in uscita con un pregevole pallonetto. È il colpo dello 0-2, quello del KO per una Paganese che non ha la forza di reagire.